Ben ritrovati cari amici, bene, vedete, no? Un look un po' diverso, proprio appena rientrato dal caro mio barbiere Inzuccio, detto da me il barbiere di Siviglia, direttamente da Corato, ma con la sua attività pluridecennale, se non ventennale, e non vale esagerare, spero anche trentennale, del caro Enzo, qui dalle zone di casa mia, che mi fa sempre un bel taglio. Allora, che significa il segnale stop dell'immagine video di questa copertina? Innanzitutto, come dice il titolo di questo video, ieri ho fatto una riflessione importante. E sì, cari amici, arriva un momento, non dico della vita, ma parlando del periodo un po' che abbiamo attraversato dell'estate, che ora questi altri 20 giorni così poi non sapremo come sarà l'autunno, ma bisogna a volte riflettere sul fatto che, ma soprattutto io ho riflettuto e mi sono detto a me stesso, sì, ho seguito il consiglio di un mio caro amico che mi ha detto: mi raccomando, sfrutta questo tempo estivo. Io questa cosa certamente l'ho fatta. Magari mi sono lasciato un po' andare, mi sono arrabbiato diverse volte per delle cose che mi hanno ferito un po'. Forse ho reagito troppo istintivamente. Però adesso, come anche senti anche in una radio, giustamente è l'ora di riorganizzarsi un po', quindi magari darsi un po' dei freni inibitori, nel senso, se per esempio fino a pochi giorni fa, sempre per quanto mi riguarda, magari andavo a dormire anche 11 e mezzo, mezzanotte per un quarto, è ovvio che ora devo comunque, devo andare a dormire prima e soprattutto, devo ben equilibrare il fatto, di essere impegnato su diversi fronti. Perché, come anche giusto, ovviamente avere anche dei momenti di, ovviamente, di respiro, cioè non di essere da soli, ma di poter anche appunto parlare tra sé e di dire: vabbè, allora per esempio oggi, insomma, magari questa mattina ho fatto questo. Oggi pomeriggio, sicuramente magari approfittando del tempo, esco da casa, però magari anziché fare tanto cammino, rimango dalle zone di casa mia, contatto un amico, vado in parrocchia, poi io anche fortunatamente avendo la parrocchia Spirito Santo qui vicino, quindi, e poi facendo parte anche dal gruppo del rinnovamento dello spirito, che ci approcciamo a ripartire già con l'animazione della messa di questo sabato, quindi è importante a volte. Ma a parte di questo periodo, nella vita in generale, bisogna appunto un attimo fermarsi e chiedersi: ma forse adesso devo un po' magari rallentare, perché diciamo
diciamo, magari mi sto impegnando abbastanza, oppure devo cercare di evitare troppi stress, perché insomma, tutti ne siamo testimoni che vabbè, sì, saranno i call center, lasciamoli stare. Niente, stavo dicendo, perché insomma tutti quanti ovviamente nella nostra vita abbiamo delle mansioni, delle cose da fare, degli impegni da rispettare, però come credo sappiamo tutti, ovviamente, il beneficio psicofisico, quello è altrettanto importante, perché appunto solo stando in una condizione psicofisica ottimale, o magari anche sufficiente, possiamo affrontare bene gli impegni, perché insomma non ci nascondiamo. A me, come gente come me che soffre molto l'estate, quindi poi, come diciamo noi a Trani, o Jorvid so squeglia, diventi ecco. Quindi, poi vabbè, sì, altronde parlando di clima che alla fine poi magari non ci sono più le mezze stagioni, perché come anche in autunno 2019 insomma c'è stato un clima abbastanza un po' secco, senza piogge, quindi alla fine di tutto appunto ognuno di noi è responsabile di ciò che fa, e quindi bisogna assolutamente sempre riflettere nel momento in cui si va ad agire, ma riflettere prima di agire. Perché se poi, come purtroppo io magari sbaglio, che sì, d'accordo, lo ammetto, ne sono responsabile, ma magari mi sono fatto fregare abbastanza dall'istinto quando nel momento in cui mi sono arrabbiato, la riflessione è importante, la consapevolezza è importante, perché è ovvio, noi siamo esseri umani di carne e ossa. Abbiamo sicuramente la possibilità di fare tante cose, ovviamente devono essere tutte ben equilibrate, senza, ho detto, stress eccezionali particolari. Bene, non mi voglio dilungare ancora un po' troppo, perché poi, sapete, mi sto allenando su questo tempismo dei 10 minuti, quando vi ricordo anche Radio Staffetta, Energia, Radio Trani, Radio Staffetta, trovate i podcast su Spreaker, su Spotify, poi qui tramite il mio canale, insomma, c'è, ripubblicizzo, quindi beh, io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di giornata. E ovviamente non posso che essere contento di tutti coloro che mi seguono, gli iscritti, ma chi anche mi segue, ma è legittimo, e non ha voglia di iscriversi al canale, non è obbligatorio, ricordando comunque che è tutto free, gratuito. Un saluto dal vostro Nicola De Lucia. Per oggi quindi è davvero tutto, ci vediamo domani con, penso, un video esce, quindi alla prossima, vi do il buon pranzo anche se è presto, ci vediamo next. Ciao a tutti, ciao, buenos dias, ciao.